quando mi hanno proposto di accompagnare questo percorso di 40 artisti torinesi, italiani e internazionali che hanno, come dire, cercato di sperimentare una modalità di lotta, di contrasto alla solitudine provocata dal primo lockdown del 2020 e provocato dalla prima quarantena, ho ritenuto estremamente interessante l'idea che potesse essere utilizzato il medium digitale per ricostruire una socialità artistica nel momento in cui tutti erano rinchiusi in casa. E abbiamo provato a scegliere e invitare 40 dei nostri colleghi e mandarci delle immagini che fossero foto, disegni digitali, disegni veri, di pittura, insomma, che fosse possibile mettere in sequenza e creare delle animazioni. La mostra nasce adesso, o meglio a novembre come idea, a seguito di aver fatto questo film, e quindi la mostra nasce dal film, però il film nasce un anno fa, in quel periodo in cui eravamo tutti chiusi in casa. Ci siamo messi lì, abbiamo montato il tutto, musicato, fatto una regia, dato un senso a tutte queste riprese ed è venuto fuori il film 40 in quarantena, che adesso, a distanza di un anno, presentiamo. I momenti di pandemia ed epidemia sono dei momenti di grande creatività, non solo perché gli artisti si interrogano sulla condizione di precarietà esistenziale, ma perché vi è una solitudine indotta, obbligata, che permette agli artisti di sondare le proprie inquietudini. Quindi è una mostra che poi, finita di essere materialmente qui visitabile, sarà visitabile online anche con gli occhiali 3D. E niente, è diciamo una testimonianza del metodo che ha l'artista, quindi che ha la creatività, la fantasia, per sopportare l'isolamento. E questa era la testimonianza che noi volevamo portare in un momento in cui sicuramente c'era bisogno di portarla da chi ha la possibilità di avere dei mezzi in più, no? Per difendersi dall'isolamento. È stata un'esperienza meravigliosa, ci ha liberato da questo limite che avevamo di movimento e ci ha permesso di stare in contatto uno con gli altri, e siamo molto contenti del risultato.